risale al 2022, da quando abbiamo iniziato a intraprendere questa battaglia per il salario minimo orario che oggi appare sempre di più come una battaglia di civiltà per tutti quei lavoratori poveri, con delle soglie di reddito che arrivano a 3 euro all'ora e quindi con delle cifre che non permettono neanche di sopravvivere al rincaro delle bollette, degli alimenti, di tutto quello che è il costo della vita. E ci ha colpito veramente eh, il vedere, eh, il fatto, vedere le destre che eh, non hanno votato o hanno votato contro a quella che è davvero. Un Andare incontro alle tante famiglie che in questo momento non ce la fanno ad arrivare alla fine del mese. Si parla di 3,6 milioni di lavoratori in Italia, in Toscana, molti di essi sono persone che lavorano nel mondo nel settore del turismo, come è stato identificato da IRPET. Ma ci sono anche tantissimi giovani, ci sono tantissime donne e spesso delle famiglie con un solo, un solo genitore. Quindi, questo riuscire ad approvare il salario minimo orario significherebbe per tutte queste persone, una boccata d'ossigeno e soprattutto vedere riconosciuto il diritto costituzionale del primo articolo della Costituzione, del numero 36, che dice che al lavoro deve essere, il lavoro deve essere retribuito con eh, un'adeguata quantità di denaro per l'impegno che la persona ci mette. Questa è una battaglia che eh, va a tutela della qualità della vita delle persone, non soltanto ma anche della dignità del tempo e della vita di tutte le persone. Per quanto ci riguarda abbiamo deciso di non votare la mozione proposta dal Partito Democratico perché siamo in linea con quanto chiesto dalla Presidente del Consiglio Meloni. La Presidente del Consiglio Meloni ha detto in maniera chiara di non essere ideologicamente contraria al salario minimo, di condividere con chi è promotore della proposta per il salario minimo, l'obiettivo finale del percorso che deve essere quello di migliorare il potere di acquisto dei salari italiani, perché va superata l'epoca del salario a basso costo, da cui stiamo uscendo con grande difficoltà, anzi stavamo uscendo con grande difficoltà prima di imbattersi nel, nella crescita esponenziale dell'inflazione. Ma non è detto che il salario minimo sia l'unica proposta percorribile, l'unica strada percorribile. Il governo italiano ha dato mandato al CNEL di elaborare altre proposte, ha dato 60 giorni di tempo al CNEL per elaborare altre proposte. I 60 giorni finiranno all'incirca ad inizio ottobre, prima della metà di ottobre. Non vedo perché non si debba aspettare di avere sul tavolo tutte le le varie opzioni per poi poter scegliere quella migliore, ma che si fa a dieci giorni dall'arrivo sul tavolo della proposta del governo, si porta in aula una mozione per sposare in maniera ideologica quella battaglia del salario minimo garantito. Noi abbiamo emendato ed è stato accolto dal Movimento 5 Stelle gli emendamenti che il PD ha presentato e eh, la nostra partiva dalla richiesta al governo. Affinché eh, non venisse soppresso, perché c'è stato un emendamento a luglio scorso che in commissione parlamentare, commissione lavoro, chiedeva la soppressione dell'articolo 1, quindi di fatto quella sul salario minimo. E noi abbiamo fatto questa impegnativa alla Giunta affinché in conferenza Stato-Regioni e al Governo chiedesse di non sopprimere l'articolo 1. Per noi è una battaglia importante eh, perché già in Regione Toscana, nel febbraio scorso, abbiamo approvato una legge che riguarda gli appalti pubblici eh, della Regione Toscana ma anche degli enti collegati, quindi Estar, parchi regionali, che prevedesse il salario giusto ed attuale. Cosa vuol dire? Vuol dire che nelle aziende che partecipano ai bandi della regione toscana ci fosse una una equa, eh, un re equo reddito dei propri dipendenti. Quindi questo ci sembrava il primo passo, ancora oggi unica regione in Italia a aver fatto questo passo che era un'indicazione per le linee guida alla giunta regionale. Detto questo il lavoro nostro si ferma per competenza a quel livello e abbiamo chiesto che al Governo facessero un passo in più. E il PD in questo momento si sta mobilitando, non solo il PD, ma con altre forze politiche e quindi ci sembrava giusto con quelle forze politiche che stanno condividendo questa battaglia di affiancare questo lavoro che stanno facendo in Parlamento. È un segnale di dignità anche perché la Germania ha innalzato la soglia del lavoro minimo a 12 euro, ma è previsto anche che venga innalzato, parametrando. A quello che era il paniere d'acquisto dei cittadini in un momento così difficile di inflazione. Quella è la base minima di partenza, che non va a intaccare poi i redditi, i lavori più alti, che sono poi oggetto di altre contrattazioni collettive. Quindi, questo riguarda i precari, le persone in difficoltà e lo sfruttamento del lavoro. indubbiamente eh, l'Agenzia regionale per, per l'impiego svolge oggi un ruolo fondamentale anche alla luce eh, diciamo, delle risorse importanti che sono arrivate sia dalla regione ma soprattutto dal governo nell'ottica di favorire le politiche attive del lavoro. È chiaro che eh, a questo diciamo, aumento sia delle risorse in organico e naturalmente anche dei costi deve corrispondere dal nostro punto di vista anche un efficientamento della macchina questo significa che Arti deve funzionare deve funzionare come strumento oltre eh, anzi insieme ai centri per l'impiego per favorire quanto più possibile L'occupabilità. In questo senso io credo che eh, l'ordine del giorno che è stato approvato anche dalla maggioranza sposi questo, questo tipo di approccio perché è impensabile investire risorse in un sistema che non funziona. C'è un'esigenza che è quella di eh, cercare di reinserire nel mondo del lavoro anche alla luce delle modifiche normative che hanno eh, abolito il reddito di cittadinanza, anche se in realtà eh, è scorretto parlare di vera e propria abolizione, soprattutto perché finalmente si riesce a distinguere tra persone che sono occupabili e che quindi possono essere inserite nel. Il mondo del lavoro rispetto a chi invece naturalmente ha la necessità di avere tutt'oggi un, un sussidio perché non ha possibilità di entrare nel mercato del lavoro. Se noi riusciamo a cogliere questa sfida, quindi portare diciamo, al massimo valore le riforme normative e a utilizzare ciò che abbiamo in campo come Regione Toscana per rendere davvero questa Regione eh, una Regione che crea occupazione, che crea lavoro, che inserisce i giovani, che inserisce le persone che in qualche modo sono potenzialmente adatte ancora oggi a dare qualcosa al mercato del lavoro, a, a, a cominciare anche da chi perde il lavoro, ad esempio. Per crisi aziendali, io credo che questa sia una sfida che riusciremo a vincere. In questo senso, monitorare l'attività di Arti è fondamentale. I numeri parlano di un bilancio solido dove abbiamo registrato uno scostamento fra costi e ricavi che è stato poi giustificato anche dalla, dalla società che controlla le partecipate alla Regione Toscana, quindi sicuramente con una parte da destinare anche del disavanzo e quindi dell'utile d'esercizio, eh, stabilendo poi le percentuali con cui eh, destinarlo e dove destinarlo, con alcune piccole raccomandazioni ma con un'ottica prudenziale di previsione che giustifica poi questo scostamento fra costi e ricavi. Ma è stata l'occasione importante per ribadire quello che è il lavoro di questo ultimo anno e quindi lo scatto anche di Arti nel delicato e importantissimo ruolo nella formazione e nell'occupazione delle persone che cercano lavoro in Toscana. Quindi, Abbiamo ribadito, come fu fatto in commissione con la direttrice e con tutti gli uffici, quali sono i nuovi punti e anche l'utilizzo dei fondi nazionali, tanti che sono arrivati in questa regione. E l'animazione sui territori attraverso i centri per l'impiego con l'importante incrocio fra imprese e eh, coloro che cercano il lavoro. Quindi andando sui territori e cercando su ogni specificità di ogni singolo territorio di incrociare la domanda e l'offerta. Insieme a questo ci sono altri temi, quindi la parte dedicata alle persone con disabilità psichica e con ogni tipo di disabilità, eh, dove vengono creati dei percorsi formativi insieme alle aziende, eh, le persone che sono vittime di violenza, un'attenzione particolare alle crisi aziendali e quindi un collegamento e un raccordo forte con la direzione che si occupa delle crisi aziendali della regione toscana cercando di ricollocare le persone che perdono un lavoro a causa di una crisi aziendale. 800 persone sono quelle che lavorano eh, per arti, è una, un bel esercito di persone per perché il valore e il capitale umano è importantissimo per seguire in maniera più adeguata, precisa e capillare tutte le persone che cercano lavoro, ognuno con il proprio profilo. Quindi questo è il grande lavoro che sta mettendo in piedi con grande impulso ed è stato ribadito in Commissione ma anche in Consiglio. Che noi stessi dobbiamo promuovere e far conoscere sui territori che questo importante strumento sta ottenendo successo, sta dando dei risultati e sta creando occupazione in Toscana. Quindi un bilancio molto positivo e anche un'incitazione a continuare su questa strada. Oriana Fallaci è una ricchezza per tutta la Toscana, è una ricchezza per tutti noi e allora consentitemi subito di ringraziare il nipote che ha permesso di mettere a disposizione i suoi scritti, anche quelli ancora non noti, alle cittadine e ai cittadini della nostra regione. Le, permettetemi di ringraziare le curatrici, hanno fatto un lavoro enorme e io vorrei rilanciarlo questo lavoro, vorrei provare a fare in modo che questi scritti potessero essere tutti digitalizzati per permettere ai cittadini del mondo di poter accedere a un archivio che è unico, un archivio dal valore inestimabile, un archivio in cui si raccontano pezzi di vita, di pensiero di Oriana Fallaci. C'è un messaggio forte che passa, l'importanza di essere donne e uomini liberi, è il valore della libertà, il valore della memoria, ha bisogno di essere coltivato e allora noi vogliamo coltivarlo in questo senso, aprendo le porte di questa biblioteca, eh, di questi spazi, del nostro archivio in tutto il mondo. Oggi è una giornata bella, importante, è un primo passo, un passo che vogliamo continuare a portare avanti per fare in modo che quella memoria possa essere presente. Credo che l'importanza di questo fondo sia il scoprire il lavoro minuzioso e la personalità della fallaci dietro le di quinte, quindi tutto quello che era di preparazione ai suoi straordinari articoli, ai suoi straordinari libri, perché eh, dietro appunto alla grande scrittrice c'è un grandissimo personaggio eh, che naturalmente è ricco di eh, sfaccettature, ma soprattutto è ricco di umanità. E questo traspare anche dal, da proprio dal suo lavoro che poi era la sua vita perché lei veramente ha dedicato la vita al lavoro, parlava dei suoi libri come dei suoi figli e quindi è un lavoro eh, molto molto eh, è un, una continua lotta, diciamo, eh, eh, corpo a corpo eh, con la parola, con la scrittura nell'elaborazione delle idee. Quindi questa magica scrittura della Fallaci in realtà ha dietro un grandissimo eh, lavoro, una grandissima fatica, cioè un, era sempre una donna con l'elmetto, anche con la scrittura, lei lo diceva questo, e, però il risultato era straordinario, e quindi questo è molto importante. Io ho avuto la fortuna di assistere a queste fasi di lavorazione perché ho conosciuto Oriana eh, dopo l'11 settembre, sono stato con lei a New York e... Sono stato accanto a lei nel, nei periodi di preparazione degli articoli per il Corriere della Sera e anche per la stesura di alcuni libri che, sono, che lei ha realizzato dopo l'11 settembre. Grazie. Sicuramente un archivio che eh, racconta Oriana Fallaci, che Oriana Fallaci ha voluto, quindi che porta come dire, il filtro anche della sua volontà di memoria, di se stessa, del lavoro che ha fatto, del, del mondo che ha visto e quindi anche del mondo come l'ha interpretato. Ed è un archivio diciamo, che racconta non solo Oriana Fallaci, ma racconta una parte del Novecento attraverso le interviste, attraverso i materiali, attraverso anche i materiali sonori. Da un certo punto di vista è la voce del Novecento. Naturalmente sempre con il filtro di Oriana Fallaci, questo non va dimenticato. Un atteggiamento critico nei confronti di questo tipo di fonti è sempre molto importante, soprattutto con una personalità come quella della Fallaci che eh, diciamo non aveva che aveva nello stesso momento l'intento di mettersi in una posizione empatica nei confronti delle persone che intervistava ed era capacissima di farlo, ma anche in una posizione poi giudicante. Quindi diciamo c'è la sua interpretazione del secolo, ma c'è anche il suo sguardo, che è uno sguardo anche femminile, nonostante lei abbia voluto che sulla tomba ci fosse scritto scrittore, però è uno sguardo di una donna che è stata capace effettivamente anche in modo seduttivo quasi, di eh, far parlare le persone che aveva di fronte e, e l'ha fatto anche con una scrittura molto bella di cui, che lei possedeva, diciamo uno strumento quindi molto, eh, che ha usato sempre. E quindi credo che sia sicuramente insieme ad altre fonti, naturalmente le fonti vanno sempre traguardate una attraverso l'altra. <music> giornata da un certo punto di vista per me storica, perché eh, la memoria di Oriana è molto presente, specialmente in questi, questi ultimi anni eh, e rappresenta tanto per i suoi lettori, è una, una presenza affettuosa, costante, una, una compagnia. Eh. In generale diciamo che è una presenza severa e e così, però anche di, di esempio di, e di insegnamento. Eh, io, come tutti quelli che hanno a che fare col suo lavoro direttamente, sentiamo molto questa giornata perché l'archivio rappresenta un passo fondamentale eh, per la... Proprio per mettere a disposizione il lavoro di Oriana e anche in un certo senso parte della sua vita, perché gli oggetti contenuti nel fondo, i suoi scritti personali, le lettere sono evocativi e servono molto a capire come questa donna non solo lavorava, ma anche come ragionava e come era fatta, quanto era legata alla sua famiglia e a questa città naturalmente. E poi finalmente è un, è un modo di lavorare snello e a disposizione di tutti. Um, Abbiamo volutamente scelto di, di lasciare qui a Firenze, mi odieranno gli altri fondi, ma più materiale rispetto alla Boston University e alla Fondazione RCS del Corriere della Sera, perché è parso giusto così, perché Firenze è la sua città e, e il lavoro e gli spazi messi a disposizione dalla Biblioteca del Consiglio regionale della Toscana sono straordinari. Mi, ci siamo affidati totalmente a questo team di archivisti straordinario. E per cui è rassicurante, però è anche tutto molto facile. La pubblicazione addirittura di un, di un, di un manuale per la consultazione è un ulteriore step che francamente non mi aspettavo e, ed è ancora di più una, una gioia veramente. Penso che Oriana sarebbe stata molto molto contenta, fiera. Eh, quindi non solo adesso c'è una fermata del tram, Moriana Fallaci, ma un fondo che tutti possono utilizzare eh, per curiosità, per conoscenza. Bello, sono molto contento. <music>